Ciao ragazzi, nuovo video. Ho fatto un po' di acquisti di make up nell'ultimo periodo e avendo accumulato un po' di cose ho deciso di fare un video per condividere le cose che ho comprato, ma iniziamo. Iniziamo dal bottino del drugstore e la prima cosa che ho comprato è il famosissimo True Match L'Oreal, che è appunto il fondotinta della L'Oreal. Purtroppo, come potrete vedere forse anche già adesso, questa boccettina, non essendoci tester, questa boccettina è un po' più scura rispetto alla mia cornagione, tuttavia lo mischierò con un altro fondotinta da creare appunto il mio colore perfetto. Anche voi, se comprate un fondotinta che non è del vostro colore, non vi preoccupate, perché mischiandolo con altri fondotinta potete creare appunto il vostro colore perfetto. Ho comprato due color blur della Maybelline, che sono appunto queste matite rossetto. Penso che in Italia arriveranno perché sono fantastiche, e appunto sono queste matite retraibili, diciamo. E se avete visto i preferiti di agosto, avevo già comprato una matita di un colore diciamo un po' più scuro, e visto che mi ci sono trovata bene ho deciso di comprare questi due colori, diciamo color carne, e ho preso il 45 I'm Blushing, che è appunto questo rosa, sempre diciamo da tutti i giorni, però più tendente al rosa, mentre ho comprato il 50 I Like to Move It, che invece è proprio un colore da tutti i giorni, e quindi mi piace tantissimo. Ho comprato due mascara e ho comprato il mascara Maybelline The Rocket Volume, che è appunto questo mascara della Maybelline che promette un volume super super fantastico, ed è appunto, come vedete, questo scovolino un po' cicciotto. Lo sto provando e vi faccio sapere come mi troverò. E poi ho comprato, e questo come vedete è ancora nella confezione perché appunto ho altri mascara, sto provando altri mascara e non lo voglio aprire, ed è appunto il CoverGirl Supersizer. Non so se avete visto video di americane, ma ne parlano veramente bene di questo mascara, e costando comunque poco ho deciso di provarlo. Ho comprato due cose della Essence, e della Essence ho ricomprato il mio fantastico concealer, il correttore, che è appunto questo qui, All About Matte Eye Coverage Concealer, ed appunto questo correttore è fantastico per il prezzo che costa. Io ve lo consiglio, se lo trovate provatelo, ovviamente dovete essere bianche come me, perché questi correttori, sia questo colore che quello, penso che ce ne sia uno addirittura più chiaro, sono molto chiari, quindi se avete già la carnagione olivastra non andrà bene perché vi farà abbastanza grigie, ma se siete chiare come me provatelo, perché per il prezzo che ha è veramente valido. E poi ho comprato, purtroppo devo dire, questo sorta di liquid lipstick, che sono appunto i nuovi usciti, e questo qui nel colore Color Party 1. Se vedete dalla boccettina sembra tipo una sorta di color mauve, ma in realtà fa veramente schifo, perché non è un colore carne, ma è una sorta di colore rosa lattiginoso, che quindi sulle labbra non è omogeneo per niente, quindi da solo è immettibile. Magari con un rossetto posso provarlo a mettere, però tuttavia non mi piace, non penso di prendere gli altri perché mi sono trovata male con uno, non voglio spendere soldi inutilmente con altre cose che non mi piacerebbero. Se voi avete provato gli altri fatemi sapere come vi siete trovate, magari, non lo so, sarà l'uno che fa schifo e gli altri sono fantastici, ma intanto l'uno non mi è piaciuto. Ho ordinato poi due cose online, e ho ordinato il fondotinta sublime della Puro Bio. Avevo sentito un sacco di recensioni di youtuber italiane riguardo questo fondotinta, e che lo spacciavano come il fondotinta rivoluzionario, il fondotinta della vita, il fondotinta bio migliore in commercio. Allora ho detto vabbè, visto che a me piacciono sia i fondotinta siliconici che quelli bio, perché quelli bio li posso usare diciamo per tutti i giorni, perché comunque la pelle deve respirare e mi piace anche avere una base naturale, ho deciso di comprarlo. Non lo so, se voi ce l'avete fatemi sapere come vi trovate, ma io ho provato 3-4 volte e mi ci sono trovata malissimo. Trovo che sia difficilissimo da stendere. Se volete vi posso fare un video applicazione e vi faccio vedere il risultato su di me, perché io ho visto queste youtuber che applicano questo fondotinta e dicono che è fantastico, poi vabbè, il giorno dopo caricano video con appunto un pacco pieno inviato da questa marca, quindi mi è venuto il dubbio che forse magari erano state sponsorizzate per appunto pubblicizzare questo fondotinta, che però io mi ci trovo molto male. Fatemi sapere voi come vi trovate con questo fondotinta e se avete dei trucchi per diciamo utilizzarlo, perché come vedete è super super pieno, l'ho ordinato e mi è arrivato non so 5 giorni fa e non voglio assolutamente buttarlo.
E poi ho ordinato online un prodotto della Kiko che è il Matte Mousse Lipstick nel colore 02 ed è appunto questa tinta qua della Kiko. Ho sentito ottime recensioni e quindi ho voluto addirittura comprarlo online per vedere se è fantastico. Il colore mi è piaciuto tantissimo, l'ho provato solo una volta ma in realtà solo per vedere se il colore mi potesse piacere e sono stata fortunata perché appunto questo bellissimo color diciamo rosa mauve, quindi un colore da tutti i giorni, quindi sono stata molto contenta diciamo per questo acquisto. E poi le ultime cose che ho comprato, che ovviamente sono sempre le cose più eccitanti, le ho comprate da Sephora. Allora, da Sephora la prima cosa che ho comprato è la chocolate bar. Mi sono convinta a comprarla, fai che avevo gli sconti, fai che avevo che volevo comprarmi una nuova palette, ho detto vabbè compriamola, ed è appunto questa bellissima palette con questi toni. E a parte che avevo sentito un sacco di recensioni riguardanti questa palette e tutti dicevano che aveva questo odore di cioccolato, e nella mia mente, non so perché, mi dava l'idea che questo odore fosse una cosa nauseante, invece è un odore molto ma molto soft di cioccolato, quindi è veramente una cosa buonissima. C'è proprio questo odore buonissimo e appunto questi colori super super belli, super autunnali, che mi hanno ispirato un sacco, e quindi ho già in mente un sacco di trucchi. Se volete vedere un trucco con questa palette, magari un trucco autunnale, fatemelo sapere. Ho comprato poi questo mascara della Sephora che è l'Outrageous Mascara, tuttavia penso che lo restituirò, uno perché mi sono accorta che non è quello con lo scovolino minuscolo ma come vedete ha questo scovolino tipo gigante, e poi è la versione diciamo waterproof, che non era quella che volevo io perché questo mascara non dà l'effetto super mega fantastico che l'altro dava diciamo, e quindi secondo me è diversa anche la formulazione, quindi non so, sono convinta quasi di restituirlo perché non è che mi ci sto trovando benissimo. La cosa che ho preso da Sephora è la cosa che più volevo assolutamente ed era il motivo per cui sono andata da Sephora, ed è il fondotinta della NARS. Questo qui è il NARS Sheer Glow. Dopo varie review e dopo che la commessa di Sephora me l'ha fatto provare sul viso e sono stata un giorno in giro con questo fondotinta, mi sono convinta a provarlo. Devo dire che mi piace tantissimo, è fantastico, costa, perché costa, ma veramente poco ne serve per uniformare l'incarnato. Io qualche volta ho dei brufoli e me li copre. Non è super coprente, cioè se pensate che questo sia un pastone, non lo è. Non mi fa lucidare nonostante sia, si chiami Sheer Glow, e quindi mi piace tantissimo. Inoltre trovo che sia uno dei pochi fondotinta che veramente mi, diciamo, vada bene col colore della mia pelle, che come vedete è molto chiaro. Il colore che ho io, se vi interessa, è il colore Light 4, che è appunto uno dei più chiari, non è il più chiaro, però è abbastanza chiaro, perché come vedete sono veramente una mortizia. Comunque io vi consiglio, se volete comprare un fondotinta di alto costo, fatevi dare, o fatevelo provare appunto sulla pelle dalla commessa, oppure fatevi dare un campioncino, loro vi daranno il campioncino e ve lo potete provare a casa, perché in negozio con le luci sulla mano non va bene provare il fondotinta, e poi non sapete se appunto quel fondotinta possa fare delle reazioni con la vostra pelle. Se avete il campioncino ve lo potete provare, appunto potete vedere sia il colore sia se fa reazioni sulla vostra pelle, quindi essere sicura che andate a spendere tanti soldi ma che poi ne varrà la pena. Niente ragazze, quindi questo era tutto il mio shopping di make up, io spero come sempre che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!